in riva allo Ionio. Andiamo a Rossano, c'è con noi mister Aloisi. Buonasera mister, ben trovato. Buonasera a voi, buonasera. Mister Aloisi, che oggi ha potuto fare festa perché la Rossanese ha battuto 2-1 il Trebisaccia in una gara che tra le altre cose è particolarmente sentita, quindi è di quei successi che valgono doppio. Ma sì, è una partita, è un derby, il derby è aperto a ogni risultato e sono quelle partite dove l'ambiente sente la partita in modo particolare, poi c'era tanta gente al campo, noi venivamo da due vittorie sofferte, dovevamo cercare di fare un'altra vittoria davanti al nostro pubblico, ci siamo riusciti anche soffrendo, però alla fine quello che contava era portare a casa questi tre punti, appunto perché eravamo davanti al nostro pubblico in questo derby. Tra l'altro mister, una Rossanese che dopo le tre sconfitte consecutive si è ricompattata, ha trovato anche grande come dire, grande cinismo, no? Perché sono state tre vittorie di misura. Un percorso di crescita che dove può portare? Perché quest'anno come non mai c'era una favorita designata per il girone A di promozione che sta rispettando il pronostico, anche oggi un'altra vittoria per la Promosport. Ecco, questo può aiutare a giocare con la mente più libera, non avendo tra virgolette l'assillo del primato, che una piazza come Rossano ovviamente merita per storia, blasone e anche bacino d'utenza. Ma dove ci porto? Dove ci porto lo riusciamo a vedere il mese di maggio, perché adesso noi dobbiamo cercare di fare più punti possibili. Abbiamo avuto un periodo negativo dovuto a tante assenze, non a caso anche adesso stiamo giocando con 6-7 under, domenica a Soveria con 8 under, quale faccio i complimenti in diretta perché stanno dando veramente il massimo. Poi quando parlo di under parlo di 2004, alcune volte 2005, 2003, quindi sotto età, però è sempre stato uno degli obiettivi della società quello di puntare sui tanti giovani. Anche oggi abbiamo iniziato una partita con 6 juniors, l'abbiamo finita con 8, e questo cosa vuol dire? Vuol dire che si soffre, e manca quella personalità giusta, però non manca la grinta, almeno l'agonismo. Poi è un periodo un po' particolare per noi, abbiamo ancora diversi giocatori fuori, oggi avevamo Diaco fuori, avevamo Marano fuori, abbiamo Pipieri fuori, si sono aggregati in settimana un portiere e un difensore, però ancora siamo carenti in organico, diciamo. Dai, poi avevamo Casacchi che è uno degli under over, lo considero ormai over, un 2002 che ha oltre 50-60 partite in promozione, quindi è un altro tassello che ci veniva a mancare. Una partita difficile, un derby, dovevamo centrare la nostra terza vittoria, ho chiesto ai ragazzi di finirlo nel migliore dei modi. Manca un ultimo tassello domenica, spero di preparare al meglio questa partita, questa battaglia di Cassano, poi tireremo le somme dal girone di ritorno in poi, che spero di avere la squadra al completo, ecco. Mister, l'ultima riflessione, non avete mai pareggiato. Sì. Come mai? Cosa significa? Mettiamola così. Non avete neanche no, stavo dicendo non avete mai pareggiato neanche in casa, avete mai pareggiato proprio, quindi. No, sì, stranamente sono state partite dove siamo dovuti difendere i risultati col coltello dei denti, come si dice, e abbiamo rischiato di pareggiare, ma sono state anche altre partite dove abbiamo perso di misura, un gol di scarto dove potevamo pareggiare, e vuol dire che siamo una squadra abbastanza sbarazzina, quindi allora parto dal presupposto che i ragazzi si gioca sempre per vincere. Quando ti manca la personalità in campo, in alcune gestioni di partita, in alcuni momenti riesci meno a gestire con i ragazzi la partita, quindi diventi spregiudicato. Si può vincere come si può perdere, a noi accade spesso questo, anche oggi 2-0, una partita controllata nel migliore dei modi, finita 2-1, loro sono rimasti in 10, ma al secondo tempo abbiamo sciupato 3 clamorose palle gol, tu per tu col portiere, ma all'ultimo puoi avere la beffa, perché comunque il Trebisaccio aveva in campo gente esperta come Naglieri, che poi è stato espulso, come Lombisani, come Galanducci, come i fratelli là. Dall'altro si può inventare un gol Galanducci e pareggi la partita, però ecco, appunto, ci sono delle fasi della partita dove è la personalità, l'esperienza più che la personalità ci viene a mancare in campo, e quindi dal che stai vincendo è capace che la partita la puoi perdere oppure la puoi ribaltare, mentre stai perdendo la puoi ribaltare in positivo, quindi questo ci manca. Alla fine preferisco una vittoria o un pareggio, almeno sono 3 punti che 2 pareggi, una vittoria e una sconfitta, certo. Due pareggi.
fare la conta. Questo sì, è sempre meglio perderne due e vincerne due che pareggiarne quattro, ecco, questo, esatto. Questo sì. Comunque, mister, grazie per la disponibilità, grazie, buona serata. Buona serata, arrivederci.